deboli. Appuntamento con la nuova programmazione dei finanziamenti europei. Il Partito Democratico riunisce intorno al tavolo le istituzioni regionali e nazionali. Grande successo di pubblico per il convegno che si è tenuto presso l'Hotel Grazia, a cui hanno partecipato il consigliere regionale Tommaso Amabile, membro della Commissione Agricoltura, Corrado Martinangelo, componente della segreteria del ministro delle politiche agricole Martina, il segretario provinciale Nicola Landolfi, l'onorevole Antonio Cuomo e i consiglieri Pasquale Infante e Antonio Conte. Centinaia gli imprenditori della Piana del Sele che hanno ascoltato ed accolto con favore proposte ed annunci. Ai lavori hanno partecipato anche il presidente provinciale di Confagricoltura Rosario Rago, il presidente provinciale della CIA Carmine Pecoraro, il direttore dell'OP Terra Orti Emilio Ferrara. Sono 30 anni che parliamo di alcune cose, tante di queste le abbiamo toccate anche stasera e dobbiamo delle risposte agli amici Pecoraro, Rago, Emilio Ferrara, gli operatori. E non devono essere né risposte di propaganda come quelle che abbiamo avuto quando era presidente della regione Caldoro. Tonnino, che ha una lunga militanza politica al di là dei partiti, non è mai stato semplice per una forza di centrosinistra parlare con un simbolo di partito al mondo delle imprese agricole, diciamo. Anche perché eravamo abbastanza non sul pezzo. Da oggi meno storie e più proposte, così Antonio Fasolino, neo coordinatore nazionale del nuovo PSI, lancia il nuovo percorso riformista. Dobbiamo rilanciare sui temi, sulle proposte politiche, costruire i percorsi. Lavoreremo, ha sottolineato, sulle liberalizzazioni delle cure sperimentali, sul patto matrimoniale, sulle riforme, dall'unione dei comuni alla trasformazione delle regioni. Per Fasolino, che ha lanciato la campagna di adesione al partito Siamo Leali ai Nostri Alleati, abbiamo fatto una scelta di campo che difendiamo, ma sui territori, dice, chiederemo più rispetto per la nostra azione, i nostri amministratori sul piano nazionale, lavoreremo al progetto riformista con chi vorrà esserci. Per Stefano Caldoro, ex presidente della regione e presidente del nuovo PSI, serve un lavoro di coerenza nell'area moderata del paese, dove siamo stati in questi anni, dice, dove siamo sempre stati. Poi toccherà al nuovo gruppo dirigente aggiunto costruire un movimento moderno e la doppia adesione prevista dallo statuto consentirà di costruire una forza non pesante, non un vecchio partito. Toccherà creare intese sulle battaglie territoriali, sulle vicende locali, sui dei comuni che, parlando ai socialisti riformisti, che hanno fatto scelte diverse dalle nostre. ...12 grandi foto che possano togliere il fiato a chi le guarda. Zenitale vuol dire una fotografia in pianta ortogonale, quindi non hai parametri di inclinazione, sei obbligato da quel punto di vista e quindi la creatività non ha spazio di muoversi più di tanto. Però tutto quello che vedi da quel punto di vista, se riesci a combinarlo bene, è talmente diverso da quello che vedi da ogni altro punto di vista che è capace di sorprendere. Un occhio dall'alto, un occhio privilegiato che è stato quello di Massimo Sestini. Il bilancio di questa esperienza com'è stato? Bello, interessante, abbiamo conosciuto un grande professionista, ci ha dato qualche grattacapo, si sporgeva, si chiedeva delle cose particolari, abbiamo cercato di assecondarlo in tutto, rimanendo nella sicurezza. Com'è il vostro rapporto con i colleghi a terra? Forniamo un supporto molto importante ed essenziale per qualsiasi tipo di attività, si parte dall'ordine pubblico, supporto stradale, immagini direttamente nelle sale operative delle questure.
questi ultimi mesi ho vissuto molto i piloti degli elicotteri, i dirigenti dei reparti volo, gli specialisti, perché il calendario è fatto l'80% dal cielo, ma anche nel personale di qualsiasi altra specialità o di qualsiasi altra tipologia ho trovato persone che fanno un mestiere perché hanno un movente interiore particolare, il senso del dovere. Oltre 1000 persone in difficoltà nel nostro territorio potranno trascorrere queste feste natalizie con maggiore serenità. È questo l'obiettivo di una grande iniziativa di solidarietà voluta dai soci della Cassa Rurale d'Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia in Monte Corvino Rovella e che ha preso il via in questi giorni. L'Assemblea della Banca ha infatti deciso di devolvere il dividendo degli utili destinati ai soci in iniziative di sostegno a coloro che hanno difficoltà economiche che impedivano anche l'acquisto dei prodotti alimentari. Tutto ciò attraverso quelle realtà del volontariato già meritoriamente impegnate in queste attività, sia attraverso i cosiddetti banchi alimentari e sia attraverso le mense dei poveri. Oltre 21 tonnellate di prodotti alimentari non deperibili, oltre ad un sostegno economico alle strutture che fanno mensa. La povertà vera è molto presente sui nostri territori, ha spiegato il presidente della Cassa Rurale di Battipaglia Silvio Petrone, anche se molto spesso o è vissuta con dignità e discrezione o ignorata facendo finta di non vedere. Per fortuna ci sono almeno molte realtà come le parrocchie o le associazioni di volontariato che in silenzio se ne occupano. I nostri soci hanno voluto rinunciare al loro dividendo sugli utili per sostenere questa realtà e soprattutto permettere a più persone è possibile di trascorrere almeno qualche giorno di serenità. Un'iniziativa davvero lodevole. Attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, con l'utilizzo di 4 miliardi e 113 milioni di euro, la Regione Campania avvia progetti chiari, sostenibili e concreti per il lavoro e l'innovazione. Sostenere le imprese favorendo l'utilizzo delle nuove tecnologie. Recuperare e difendere l'ambiente, valorizzare il prodotto turistico e culturale, completare e integrare il sistema dei trasporti, migliorare la qualità della vita, rendere efficienti gli edifici scolastici, realizzare uno sviluppo urbano integrato. Campania 2020, la regione volta pagina, è il momento di avere fiducia nel futuro. Il provvedimento per il risarcimento delle vittime delle frane di Sarno nella legge di stabilità 2016 approvata dalla Camera rimarrà negli annali dell'insipienza della classe politica e dell'amministrazione pubblica italica. La città di Sarno non merita l'ennesimo schiaffo delle istituzioni. Questa legge di stabilità che salva gli abusi dei banchieri nostrani affossa i diritti di una città che merita al pari di tutte le altre ancora di far parte della Repubblica Italiana. Lo scrive l'associazione Rinascere, che rappresenta le vittime delle frane del 5 maggio del 1998. Un provvedimento anticostituzionale, dice l'associazione, che in maniera eclatante viola l'articolo 2 perché calpesta i diritti inviolabili della persona, l'articolo 3 introducendo arbitrariamente un trattamento diverso rispetto a casi analoghi e l'articolo 24 con l'impedimento per il singolo di procedere nell'azione processuale. A Sarno lo Stato, che ha già provocato una serie inaccettabile di ritardi e che è stato condannato a risarcire gli eredi delle vittime in conseguenza di una sentenza del 2012 passata in giudicato, ha ritenuto arbitrariamente con questo provvedimento di cassare il giudizio in corso, elargendo un indennizzo di 100.000 euro, un provvedimento, secondo l'associazione Rinascere, iniquo. Un provvedimento miope perché, ponendo un tetto alle spese per i risarcimenti, che offende la memoria delle vittime e dei loro eredi e contravviene alla prassi giuridica e a ogni norma di buonsenso, crede di risolvere un problema, quello delle casse dello Stato e del Comune di Sarno. Di fatto, invece, conclude l'associazione Rinascere, lo invia aggravandolo
Infatti determina un aumento esorbitante della spesa complessiva dal momento che tutti i cittadini ricorreranno alla Corte Costituzionale ed europea e vinceranno con rinnovato ed amplificato danno per le casse pubbliche.